sera Mister Traversa. Buonasera. Ancora un 2-2, ancora un 2-2 subito di monta. Che cos'è che manca alla sua squadra per fare il famoso 1 euro? Sembra sempre, insomma, che siano 99 centesimi per fare un euro. Sì, magari manca quella serenità dovuta magari al momento, no? Perché nel momento in cui si fanno due prestazioni come quella di Udine e come quella di oggi, dove credo che siamo stati superiori all'avversario per quanto riguarda le occasioni da gol create, e tornare a casa con, anche oggi con un punto c'è solo da recriminare, perché comunque anche sul 2-1 abbiamo avuto delle possibilità per rotondare il risultato, non ci siamo riusciti, e questo ci deve far ragionare sul fatto che inserirà quando si ha la possibilità di far gol, di far gol, e poi ci vuole più applicazione e determinazione nella fase difensiva, perché abbiamo concesso due gol veramente in maniera un po' facile, un po' troppo facile per gli avversari. In questo momento prevale di più la soddisfazione comunque per aver fatto una prestazione superiore alla Spezia, come diceva lei, quantomeno per quello che riguarda il numero di occasioni create, oppure la delusione per l'occasione persa? Entrambe le situazioni, cioè la delusione per un risultato che non ho portato a casa, ma c'è anche il fatto che la squadra comunque fisicamente ha finito in crescendo, perché dopo due pari si è avuto occasione anche per poter vincere la partita, quindi questo mi fa ragionare sul fatto che è più un aspetto mentale e sicuramente non fisico, e rammaricato, dobbiamo essere rammaricati, delusi e arrabbiati, perché ripeto, dopo due partite dove i punti potevano essere 6, ne portiamo a casa solo 2, quindi significherebbe una situazione in classifica sì difficoltosa, ma totalmente diversa, quindi ragioniamo sul fatto che veramente c'è la possibilità di saltare fuori da questa situazione, basta volerlo un po' di più sotto l'aspetto, ripeto, della concentrazione, della determinazione, di non subire la partita, perché ci possono essere durante la partita delle difficoltà, ma lì bisogna essere comunque sempre concentrati e ragionare sul fatto che bisogna fare tutto per portare a casa 3 punti. E magari recuperare anche qualche assente in attacco, quest'oggi è venuto a mancare anche Cornelius all'ultimo momento, è chiaro, agli allenatori non piace tanto parlare delle assenze, però oggettivamente davanti siete neanche quelli uomini contati, siete sottoposti. Questo è quando una stagione nasce male, di solito è sempre così, no? In questo momento il numero degli infortuni vanno a colpire sempre lo stesso reparto che quello degli attaccanti, però oggi, nonostante tutte le assenze di attaccanti, sia magari dalla formazione iniziale, ma sia anche una possibilità di subentrare, i due gol li abbiamo fatti, quindi dobbiamo ragionare sul fatto che sicuramente avrebbero potuto darci una mano in più, ma comunque avremmo potuto portare a casa 3 punti, perché ripeto, i due gol li abbiamo fatti. Un'ultima curiosità, che cosa ha detto i ragazzi negli spogliatoi appena rientrati? Mi sono arrabbiato, ma non perché non si siano impegnati, mi sono arrabbiato soprattutto perché credo che oggi sia stata una situazione molto simile a partire di domenica scorsa, e gli errori lì dove ci sono ci devono servire per fare esperienza, per far tesoro. Credo che anche oggi, ripeto, abbiamo avuto l'occasione per poter vincere la partita e non ci siamo riusciti. E la mia rabbia è soprattutto perché loro in campo stanno dimostrando di non essere inferiori alla squadra avversaria, anzi, concedetemi, sia con l'Udinese che oggi, credo che per quanto riguarda le occasioni da gol create avremmo meritato qualcosa in più, è chiaro che la delusione e la rabbia è perché non si porta a casa 3 punti, solo quello.